Allora, buongiorno innanzitutto e oggi continuiamo, diciamo, partiamo dalla lezione che, della volta scorsa riguardo all'equazione del moto di un fluido. Siamo arrivati a scrivere l'equazione di conservazione della massa, che abbiamo scritto in questo modo, ora scriviamo velocemente le equazioni. Dove vi ricordo che U con il trattino su è un vettore, faccio il trattino non la freccetta per anche una questione di velocità, perché altrimenti ogni volta fare la freccetta è un po' più di tempo, mentre la conservazione della quantità di moto è un'equazione, come abbiamo detto, vettoriale, e quindi la possiamo scomporre in tre equazioni scalari nelle direzioni x, y e z. Quindi scrivo qua in basso d U su dt, dp su dx più di sigma xx su dx più de tau yx su dx più de tau zx su dz, però dp su dt uguale a meno dp su dy più di sigma yy su dy più tau xy su dx più de tau zy su dy, e poi più avevamo il termine di galleggiamento, no? Che abbiamo scritto come rho g, e infine dw su dt uguale meno dt su dz più di sigma zz su dz più de tau z xz su dx più z yz su dx. Controllate sui vostri appunti se non ho commesso qualche errore su qualche pedice, perché è facile ovviamente quando si riscrivono a memoria, può capitare ovviamente di commettere qualche errore. Controllate che non ci siano errori e arrivati a questo punto abbiamo detto che ovviamente queste equazioni che vedete qui sulla lavagna non sono sufficienti a determinare tutte le incognite, cioè che le incognite sono sì sicuramente la pressione, il campo di pressione e il campo di velocità, ma oltre a questo c'è il campo di rho e ci sono anche i campi degli sforzi, sigma e tau. Quindi la volta scorsa abbiamo detto, però se io considero che il fluido sia newtoniano, allora posso legare gli sforzi alle velocità di deformazione. Ricorderete che per un fluido newtoniano, nel caso monodimensionale, si ha che lo sforzo tau è proporzionale alla velocità di deformazione, che poi è uguale al gradiente di velocità, no? Ricordate, per un fluido tra due lastre, con costante di proporzionalità mu. In questo caso, le relazioni che legano gli sforzi alle velocità di deformazione sono sigma xx uguale 2 mu du su dy, du su dx, scusate, du su dx, e questa è la velocità di deformazione lineare, quindi lo sforzo normale è proporzionale attraverso 2 mu a questa velocità di deformazione lineare, più c'è una deformazione volumetrica che è la divergenza di u ed è moltiplicata per un'altra viscosità che è lambda. Va bene? Questo è vero su tutti gli sforzi normali, quindi sigma y uguale 2 mu dp su dy più lambda divergenza di u, sigma zz uguale 2 mu dw su dz più lambda divergenza di u. Ora, questo lambda qui è, diciamo, se andate a guardare sui libri di testo trovate che c'è, diciamo, come dire, può assumere valori differenti a seconda del fluido che viene utilizzato, no? Che viene analizzato. Quindi
nel nostro caso, quando parliamo di flussi, di fluidi newtoniani chiaramente, ma comunque di fluidi di interesse pratico ingegneristico, troverete sui libri di testo che un valore comunemente utilizzato per lambda è pari a meno 2 terzi di mu. E assumendo quindi lambda pari a meno 2 terzi di mu, è stato visto che in effetti si ottengono dei risultati buoni, diciamo così, non si riesce a descrivere con un buon livello di approssimazione la realtà fisica. Chiaramente vi faccio osservare che questa divergenza di U, che rappresenta la deformazione volumetrica dell'elementino fluido, è diversa da zero solo nel caso di flussi comprimibili, perché nel caso di flussi incomprimibili, se andate a riguardare indietro, ma non serve nemmeno perché abbiamo qui l'equazione di conservazione della massa, per un flusso incomprimibile, se però è costante, questo termine sparisce e divergenza di U è pari a zero quando è incomprimibile. Di conseguenza, per un flusso incomprimibile, questo termine qui è nullo, quindi lambda non ha alcun peso, capite? Quindi solo per flussi incomprimibili lambda effettivamente ha un peso e viene assunto pari a meno 2 terzi mu. Per quanto riguarda gli sforzi tangenziali, tau xy uguale mu du su dy più dv su dx, e questo uguale a tau yx, poi tau xz uguale mu du su dz più dw su dx, e questo uguale a tau zx, e infine tau yz uguale mu dv su dz più dw su dx, e questo uguale a tau zx. Ecco, queste relazioni vanno sotto il nome delle leggi della viscosità di Stokes ed esprimono di fatto, ripeto ancora, le correlazioni tra sforzi e velocità di deformazione nel caso di fluido newtoniano. Inserendo queste correlazioni all'interno, o meglio questo modello di viscosità all'interno delle equazioni di conservazione della quantità di moto, ovviamente riscriviamo tutti questi termini sigma e tau in funzione della derivata delle componenti della velocità, quindi non costituiscono più un'incognita. E quindi le equazioni che otteniamo, che a quel punto diventano appunto le equazioni di Navier-Stokes, sono, le scrivo qui, rho du su dt uguale a meno dt su dx più, qui abbiamo d su dx 2 mu du su dx più lambda divergenza di u. Poi mettiamo parentesi 4 più d su dy tau xy, quindi è mu du su dy più dv su dx più d su dz che moltiplica mu d su dz più d doppio v su dx. E questa è la prima. Scriviamo la seconda. Queste cose le avete già scritte, quindi sono una ripetizione, però è utile poi averle sulla lavagna. Dv su dt uguale a meno dv su dy più d su dy dv su dy più lambda divergenza di u più d su dy mu dv su dy più du su dy più d su dz mu dv su dz più dw su dy. Poi qui abbiamo meno rho g e infine rho dw su dz uguale a meno dz più d su dz 2 mu dw su dz più lambda divergenza di u
più t su dx mu u su dz più u su dx più d su dy mu dv su dz più d su dx su dx. Quindi queste sono le equazioni. Adesso voi le avete già scritte, ripeto, quindi finora è solo una ripetizione. In effetti nella lezione di ieri siamo arrivati proprio qui. Siamo arrivati a scrivere queste equazioni che insieme all'equazione di conservazione della massa e insieme a un'equazione di stato che ci permetta di ottenere, diciamo, un legame tra la rho in generale, pressione e temperatura, ci permettono di risolvere questo campo di moto del fluido in esame, che è un fluido a questo punto newtoniano. Quindi il primo messaggio è: quando utilizziamo queste equazioni, che poi sono quelle che voi state utilizzando nell'esercitazione del flusso non condotto, quindi col codice commerciale, vedrete in realtà il vostro è un caso incomprimibile, quindi ora vediamo come si modificano per il caso incomprimibile. Queste equazioni sono scritte per un fluido newtoniano, quindi non possono essere utilizzate per un fluido non newtoniano. Ok? Quindi può sembrare una banalità, ma volendo studiare il flusso del miele, queste equazioni qui non vanno bene. Quindi ancora una volta le conoscenze delle leggi fisiche che sono dietro ai modelli matematici che utilizziamo sono fondamentali per capire se questi modelli matematici sono adatti oppure no alla descrizione del problema che stiamo cercando di analizzare. Quindi, arrivati fin qui, a questo punto, iniziamo a vedere che cosa succede quando il fluido è a comportamento incomprimibile. In questa parte del corso guarderemo solamente i fluidi a comportamento incomprimibile, ma come vi ho già detto, tenete presente che moltissimi fluidi di interesse pratico ingegneristico possono essere visti come incomprimibili perché liquidi o perché, se gassosi, hanno velocità inferiori a Mach minore di 0,3. Quindi in effetti i flussi incomprimibili sono di notevole importanza pratica. Allora, per ognuna di queste equazioni, io intendo quelle di conservazione della quantità di moto, perché la conservazione della massa, ripeto per l'ultima volta, diventa divergenza di U uguale a zero, dobbiamo andare a vedere che cosa succede se il flusso è incomprimibile. E iniziamo dal primo membro. Quindi allora, iniziamo a vedere rho deu su dv, va bene? Allora, questo deu su dv lo possiamo scrivere come deu su dv più la divergenza più un vettore, giusto? In altri termini lo possiamo scrivere come rho che moltiplica deu su dt più, qui abbiamo derivata di u qua di più derivata di u v di più derivata di u w su dz. E questa può essere vista come rho deu su dt più. Allora, questo è derivata di uu, va bene? Quindi u deu su dt è sostanzialmente due volte u deu su dx, ho detto t erroneamente, è x. Quindi può essere vista come u deu su dx più u deu su dx, quindi è due volte u deu su dx. Gli altri termini li posso scomporre come questo termine qui, u
del b su dy più b du su dy. E la stessa cosa ovviamente l'ultimo termine, u dw su dz più w du su dz. Finché può essere ancora scritto come rho du su dt più u du su dx più v du su dy più w du su dz più. A questo punto abbiamo U, ma mettiamo una parentesi quadra, metto in evidenza U e ho du su dx più dv su dy più dw su dz. Vedete? E arrivati a questo punto è facile osservare che questo termine qui è la divergenza di un vettore, che chiaramente è 0 per due dei punti infinitivi, quindi questo scompare. E allora questo qui è il primo membro di quell'equazione lì per fluido incomprimibile. È chiaro che per fluido comprimibile invece quel termine lì non è 0, eh? Bene? Allora, a questo punto iniziamo a riscrivere le nostre equazioni su quest'altra lavagna. Quindi in direzione x avremo rho che moltiplica, apro parentesi, du su dt più u du su dx più v du su dy più w du su dz uguale. Allora, il termine di pressione rimane uguale a se stesso, meno del p su dx, e poi ci sono degli altri termini. Quindi mettiamo più, puntini, puntini, e adesso vedremo. Nella direzione y avremo rho del v su dt più u del v su dx più v del v su dy più w del v su dz. Abbiamo meno del p su dy, poi abbiamo rho g più altri termini che poi vedremo, e infine rho dw su dt più u dw su dx più v dw su dy più w dw su dz uguale a meno del p su dz più altri termini che ora vedremo. Quindi le equazioni per i nostri casi di interesse, che poi sono tra l'altro le vostre esercitazioni, stanno iniziando ad assumere questa forma. Vedete? Forse la inizierete a riconoscere, chi di voi andrà a vedere le equazioni nella sezione equazioni del codice. Ora non ci resta che andare a vedere che cosa succede qui. Questa scrittura è abbastanza, come dire, complicata, almeno dal punto di vista visivo. E andiamo a vedere, per esempio, nella direzione x, che cosa, come si può sviluppare il secondo membro. Allora, possiamo sicuramente osservare che queste divergenze di u sono uguali a 0, quindi già le possiamo levare, perché ovviamente il fluido è a comportamento incomprimibile. Quindi il secondo membro sarà meno del p su dx, poi qui abbiamo più, ovviamente riteniamo che mu sia uniforme e costante sopra sul dominio di calcolo, per cui avremo 2 mu derivata seconda di u su dx quadro, poi abbiamo più mu che moltiplica la derivata mista seconda di u dx dy più ancora mu la derivata mista anzi pure derivata seconda rispetto a y quadro, prima qui x quadro allontanarmi un attimo
Allora, quindi derivata seconda è per più la derivata mista xy. Poi abbiamo la derivata seconda rispetto a z più la derivata mista zx. Allora, derivata seconda di u rispetto a z più la derivata mista zx, sempre moltiplicato mu. Ora a questo punto possiamo scrivere tutto in questo modo: più metto in evidenza mu e scrivo derivata seconda di u su dx quadro più derivata seconda di u su dx un quadro più derivata seconda di u su dz quadro. Poi i termini rimanenti sono ancora derivata seconda di u su dx quadro più derivata mista xy più derivata mista xz. Ok? Questo pezzo qui posso scriverlo come d su dx, du su dx più d, qui ho fatto un piccolo errore, la derivata mista e qua compariva b, lo vedete? E qua doppio v, invece io ho scritto sempre u, correggete? Ok? Avete visto l'errore che ho commesso? Ok, corretto questo errore, qui ho db e dw. Allora, perfetto. Allora, metto in evidenza d su dx, db su dy più dw su dz. E questa qui è di nuovo la divergenza di u, che per fluido e comprimibile è 0. Giusto? Allora, vi do un po' di tempo per scrivere, controllate eventuali errori nella mia scrittura, perché voglio dire, è umano sbagliare, posso aver sbagliato nel trascrivere qualche segno o qualche pellice. Controllate e prendetevi qualche minuto per scrivere. Quindi questo termine scompare, come avete visto, e allora nel caso di flusso a comportamento incomprimibile, qui al secondo membro abbiamo mu derivata seconda di u su dx qua più derivata seconda di b su dx qua più derivata seconda di u di v eccetera. Qui abbiamo mu derivata seconda di u su dx qua più derivata seconda di u non u v e doppio v ok, derivata seconda di b rispetto a x e rispetto a z e infine lungo z derivata seconda di w rispetto a x e rispetto a z. Queste sono le equazioni del moto per un fluido comprimibile che insieme alla divergenza di u uguale a 0, se risolte, ci permettono di trovare il campo di velocità e pressione di un flusso incomprimibile isotermo. Va bene? E sono proprio le equazioni che state risolvendo voi in nelle esercitazioni che state facendo in questi giorni. Va bene? Adesso, chiaramente, ci chiediamo che cosa succede se sostanzialmente il flusso non è isotermo. Allora, se il flusso non è isotermo, quello che dobbiamo fare è risolvere un'ulteriore equazione differenziale delle derivate parziali che ci permetta di trovare il campo di temperatura. Bene? E questa equazione è ottenuta
con un approccio del tutto simile a quello che abbiamo utilizzato finora, è ottenuta, dicevo, scrivendo per una particella fluida il primo principio della termodinamica, cioè la legge di conservazione dell'energia. In particolare, prendendo in esame il nostro elemento fluido, che è un volume elementare, come già abbiamo visto ieri, in dimensioni delta x, delta y, delta z, di tempo entra all'interno del nostro volume di controllo, L è invece il lavoro netto per unità di tempo uscente. L'energia è l'energia complessiva, possiamo anche riscrivere tutto come dmA su dt, quindi ancora può essere scritto come delta V di rho E su dt uguale a punto meno L punto, e questa energia è somma dell'energia interna, che qui chiamo I e non U come siamo abituati a fare, perché altrimenti se la chiamassi U potrebbe confondersi con la velocità. Va bene, quindi la chiamiamo I, energia interna, più l'energia cinetica. Quindi questa è l'energia interna specifica e questa ovviamente è l'energia cinetica, sempre specifica. A questo punto abbiamo davanti a noi, diciamo, una discreta attività da fare, perché questa relazione, che è scritta in maniera semplice in realtà per una massa di controllo, non so quanti di voi hanno più o meno presente l'equazione di conservazione dell'energia per un elemento fluido, è un'equazione che insomma non è molto diversa da queste che vedete qui, ma è sicuramente quindi molto diversa da quella che vediamo qui. Intanto compare la temperatura e poi ovviamente ci sono campi di velocità, le varie derivate eccetera, quindi dovremmo capire come poter arrivare a quella scrittura. Per poter fare questo ovviamente dobbiamo iniziare a valutare questi due termini, U punto ed L punto, e iniziamo da Q punto. Allora, ridisegno volume elementare in questo modo,
assi di riferimento, li metto piccolini qua in basso, non riscrivo delta x delta z per non complicare troppo il disegno, e andiamo a vedere quali sono i flussi di energia termica per unità di tempo di superficie, quindi, che entrano ed escono dal nostro contatto. Abbiamo 6 flussi sulle 6 facce che sono pari rispettivamente a Q punto meno del Q punto su dx delta x mezzo per delta y delta z, approccio del tutto simile a quello che abbiamo già visto, quindi inutile star lì a ripetere, no? Quello che sto facendo credo ormai sia chiaro. Sull'altro lato avremo Q punto più del Q punto su dx delta x mezzi in parentesi delta y delta z. In basso Q punto meno del Q punto su dy delta y mezzi delta x delta z. In alto Q punto più del Q punto su dy delta y mezzi delta x delta z. Questo termine qui invece è Q punto meno del Q punto su dz delta z mezzi delta y e questo invece è Q punto più del Q punto su dz delta z mezzi delta x delta y. Ognuno di questi termini è un'energia per unità di tempo, cioè una potenza termica, già che le Q piccole sono dei flussi per unità di superficie, quindi questi sono fatti a metro quadro per intenderci, quindi il termine complessivamente si misura in bar, è una potenza. Allora, a questo punto, andando a sommare con il loro verso tutti quanti questi termini, è facile osservare che, come abbiamo visto la volta scorsa, per esempio andando a fare la somma in direzione y avrò questo termine entrante e questo termine uscente, quindi questo va preso col segno positivo, questo va preso col segno negativo, perché l'Q punto abbiamo detto che è l'energia per unità di tempo netta entrante. Ora, se vado a fare questo meno questo, avrò che queste due Q punto qui si semplificano, mentre le derivate si sommano col segno meno. Va bene? Se ripetiamo questo su ogni direzione, è facile osservare che otterrò Q punto uguale a meno del Q punto su dx meno del Q punto su dy meno del Q punto su dz delta x delta y delta z. Ora Q punto è un vettore, chiaramente, no? Quindi è uguale a meno la divergenza del vettore Q punto delta x delta y delta z. Bene. Adesso, questa è una legge, voglio dire, è la potenza termica, e l'applicazione di quella legge lì è l'applicazione di una legge generale, del tutto generale. Noi però, utilizzando la legge di Fourier, siamo in grado di correlare il flusso energia termica per unità di tempo e di superficie al gradiente di temperatura, no? Ricordate? Quindi ovviamente nell'ipotesi
ovviamente lì mezzo con gene, isotopo e quant'altro, tutte le ipotesi che abbiamo visto quando abbiamo ricavato l'equazione generale della produzione dall'altro, possiamo scrivere che questo è uguale a meno divergenza di meno k, mettiamo una parentesi quadra, gradiente di t per delta t. Quindi alla fine questo punto è la divergenza di k gradiente di t moltiplicato il volume elementare. E questo è il primo pezzo. Facciamo così. E ovviamente possiamo andare a sostituire qua